voluto promuovere Io Viaggio Italiano punta a fare in modo che l'Italia diventi sempre più un paese di turismo sostenibile. Il turismo culturale è un grande volano del turismo sostenibile, perché oggi soprattutto, e l'abbiamo visto proprio in una mostra come questa allo Scuderia del Quirinale, è possibile rispettare il distanziamento, fare delle visite in sicurezza ed è possibile farlo perfino al chiuso. Ma poi, per quanto riguarda l'outdoor, abbiamo fatto dei bellissimi convegni proprio nella regione Marche, dobbiamo sviluppare un turismo anche all'aria aperta e soprattutto capire che il turismo del futuro in Italia deve essere più esteso negli spazi e nei tempi, ovvero turismo anche nei borghi, nelle aree minori, nei tanti parchi nazionali e regionali che abbiamo in questo paese, che sono una magnificenza. Turismo non concentrato in pochi periodi dell'anno, ma esteso il più possibile su tanti mesi, in modo che questo consenta a chi fa il turista, al viaggiatore, di fruire meglio delle bellezze della nostra Italia e poi anche alla sicurezza di poter essere assicurata, tra virgolette, con maggiore efficacia. Ecco, io credo questo è il segnale e oggi abbiamo voluto lanciare proprio qui dalle Scuderie del Quirinale, con la mostra di Raffaello, la prima uscita diciamo fisica con i responsabili della Zecca Poligrafica dello Stato, delle monete d'oro e d'argento dedicate a Raffaello d'Urbino, perché questo è un modo anche per richiamare e rilanciare il turismo culturale in una regione come le Marche, che appunto può essere una regione più visitata proprio grazie a questa grande ricchezza. Bellissima iniziativa, proprio qui nelle Scuderie del Quirinale, dove c'è la mostra di Raffaello, questa moneta che la Zecca dello Stato ha dedicato al nostro grande artista, 500 anni dalla sua scomparsa, per la Regione Marche ha un valore tutto particolare. E il desiderio nel cinquecentenario per tutti gli amanti della pittura di Raffaello di scoprire i luoghi natali, di scoprire Urbino, di scoprire le realtà dove Raffaello è nato, ha fatto i primi passi nel mondo dell'arte e poi ovviamente ha donato al mondo tutto quello che è stato capace di fare. I paesaggi, il Palazzo Ducale, il contesto culturale, noi sentiamo questo legame fortissimo con Raffaello, che ricordo si firmava sempre Raffaello d'Urbino, cioè metteva Urbino, l'ha accompagnato insomma a tutto il suo percorso di vita. E la dedica che la Zecca ha fatto con questa bellissima moneta in oro, poi una in argento, è una delle tante iniziative che ci raccontano anche la voglia di ripartire, perché quest'anno deve essere un anno speciale, lo è stato purtroppo anche per eventi che hanno bloccato mille iniziative, ma in questa fase siamo con lo sguardo alla ripartenza e vediamo in ognuna di queste occasioni un motivo in più per ripartire, per invitare i turisti a venire alle Marche, per poter contare su grandi personaggi come Raffaello per raccontare il nostro territorio. Questa mattina alle Scuderie del Quirinale un'iniziativa molto importante, perché da qui ripartono le celebrazioni raffaellesche dal quinto centenario della sua morte. Abbiamo voluto rilanciare con forza una campagna Io Viaggio Italiano, Io Viaggio Marchigiano, per promuovere il turismo che è legato alla cultura e quindi legato all'immagine di Raffaello, e quindi una collaborazione così importante con Univerde, con il presidente Pecoraro Scanio, con la Zecca dello Stato, il Poligrafico, con le Scuderie del Quirinale, la Regione Marche, per valorizzare questo settore che è fortemente indicato come un pilastro dell'economia marchigiana, ma come quella italiana. Allora partiamo qui con la moneta dedicata a Raffaello, con la mostra di Raffaello, per rilanciare il turismo nelle Marche. Quindi questa grande regione al plurale che offre in pochi chilometri il mare, la montagna, un turismo outdoor molto molto competitivo, perché un paesaggio straordinario, un turismo esperienziale proprio da valorizzare e da percorrere, perché non solo il paesaggio, non solo i giacimenti naturali, ma anche i percorsi enogastronomici, quindi la grande qualità dei prodotti tipici, dei prodotti locali, delle tradizioni, il grande artigianato marchigiano. Questo è da scoprire in un territorio straordinario e siamo qui a narrarlo con l'auspicio che il turismo diventi il vero pilastro dell'economia delle Marche, ma soprattutto anche quella dell'Italia. Nella Zecca Italiana celebriamo le grandi eccellenze dell'Italia e
di tutto ciò che contraddistingue la storia d'Italia, i personaggi, i paesaggi e i monumenti. Per certi versi abbiamo anche un gioco facile, nel senso che in Italia abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, utilizzando anche tecniche e tecnologie di incisione che si usano da centinaia di anni. Ancora ad oggi gli incisori della zecca e della scuola dell'arte della medaglia utilizzano il bulino, tecniche antichissime, il tutto combinato con macchine ad altissima tecnologia a controllo numerico che vanno a realizzare poi la moneta. Nello specifico sulla moneta di Raffaello sono stati utilizzati due degli emblemi più celebri del pittore, quindi l'autoritratto che si trova alla Galleria degli Uffizi e un particolare della scuola di Atene che si trova nelle stanze di Raffaello ai Musei Vaticani. La moneta è stata realizzata in due materiali, in argento ed in oro. La presentazione di queste monete da parte della Zecca e dell'Istituto Poligrafico dello Stato è estremamente interessante perché dimostra come in un anniversario di questo rilievo tutte le migliori forze dell'Italia abbiano contribuito a celebrare questo anniversario. E poi con la Regione Marche è veramente un matrimonio ideale perché il nostro è un modo sostenibile di visitare mostre in tempi di pandemia e le scelte strategiche della Regione Marche che vanno decisamente verso un turismo sostenibile e quindi più adatto a questi tempi.